Perché iniziare a lavorare da remoto? Quali sono i vantaggi e quali sono gli svantaggi? Questo è quello che andiamo a vedere in questo video. Allora, per tutti quelli che ancora non mi conoscessero, non ci conoscessero, io sono Marco di viaggiosolandata.it e insieme alla mia compagna nel 2017 siamo partiti per un viaggio a lungo termine. Da lì siamo diventati lavoratori da remoto, lavoriamo online, siamo nomadi digitali, abbiamo la nostra impresa online. E in questo video ti voglio appunto parlarti di tutti quelli che sono i vantaggi che ci sono dietro questo mondo del lavorare online. Innanzitutto partiamo dal perché. Perché devo iniziare a lavorare online? Quali sono tutte queste meraviglie che ci sono dietro al lavoro online? Primo di tutto, in assoluto, la cosa più importante che mi ha spinto, che ci ha spinti a diventare lavoratori online, lavoratori da remoto, prima ancora di nomadi digitali, è stata la libertà. Questa è la parola più importante che ci sia sulla faccia della terra. Sono state fatte guerre, eserciti hanno ucciso, massacrato in nome della libertà, perché è quella, è la cosa più importante che ci sia. Ed il lavoro da remoto ti dà proprio questa libertà, libertà temporale, libertà di gestire il tuo tempo. E questa è una delle cose più importanti. Ti faccio un esempio tipico: io mi alzo la mattina molto presto perché mi piace avere del tempo libero nel pomeriggio. Quindi magari lavoro dalle 7 alle 2, 3 di pomeriggio e poi tutto il pomeriggio libero. Magari a metà mattinata sei stanco, vuoi andare a fare una corsetta, la puoi fare, perché non è nessun padrone che ti frusta, che ti dice cosa devi fare, quanto devi lavorare. Vuoi lavorare 6 ore perché il giorno prima eri stanco e non sei ben riposato? Ok, lavora 6 ore. Vuoi dormire fino tardi la mattina perché hai fatto serate il giorno prima? Ok, lo puoi fare. C'è una libertà di fondo che ti dà tantissimo. Puoi permetterti di gestire il tuo tempo, di avere molto più tempo libero, perché per esempio non devi più perdere 1-2 ore al giorno per andare da casa tua al lavoro. Mi ricordo quanto lavoravo sia a Londra che a Milano, una delle cose più frustranti era prendere i trasporti la mattina. Una perdita di tempo assurda, uno stress assurdo. Entrare in metro con 56.000 persone che come te sembrano degli zombie che vanno al lavoro, e non ne vedevo il senso. Di quel lavoro che faccio io in ufficio lo posso benissimo fare da casa, perché devo buttare 2 ore nel cesso della mia vita tutti i giorni? Fai un po' il conto, 2 ore della tua vita per andare in ufficio, per tornare in ufficio tutti i giorni per il resto della tua vita, guarda quanto tempo butti nel cesso in trasporti inutili. Quel tempo lì lo puoi dedicare a fare altro, attività fisica, a stare con la famiglia, a stare con i figli, a rilassarti, a goderti la vita, perché d'altronde tutta questa tecnologia dovrebbe aiutarci a farci godere di più la vita. Quindi il motivo principale per cui tu dovresti spingerti e fare di tutto per riuscire a lavorare da remoto è quella della libertà, della gestione del tuo tempo. Questo è molto importante. Da questo nasce il fatto che anche se hai più tempo libero puoi anche dedicarti a cose importanti. Per esempio, durante il mio tempo libero, mentre lavoravo come sviluppatore da remoto, dedicavo del tempo a portare avanti le mie attività, per esempio il blog di viaggio, viaggiosolandata.it, che poi è diventato un lavoro a tempo pieno. Quindi hai una doppia libertà: puoi dedicare il tuo tempo a costruirti una carriera, un'attività nuova, un futuro nuovo, e questo è molto importante. Se lavori in ufficio è molto più difficile farlo, perché vai in ufficio, sei lì, sei stressato, se devi continuare a lavorare dentro l'ufficio, torni a casa, sei stanco, ti vuoi riposare, fai molta più fatica a dedicare del tempo alle cose che ti piacciono. Il secondo punto è quello che, almeno personalmente, lavorando da casa, lavorando da remoto, sono molto più produttivo. Perché? Perché mi gestisco il mio tempo. Come ti dicevo prima, quando devi andare a lavorare in ufficio sei costretto ad alzarti anche se sei stanco. E cosa succede se magari la notte prima hai dormito 4 ore, sei costretto ad andare in ufficio con zero voglia e lavorare 8 ore? Succede che quelle 8 ore saranno zero produttive, la produttività sarà sotto i piedi, quindi è come se tu lavorassi effettivamente 2 ore. Ora immagina lo stesso scenario quando lavoriamo da casa. Anziché dormire 4 ore, ne dormi 8, ti svegli alle 9 di mattina, alle 9 e mezza, però sei bello riposato. A quel punto inizi a lavorare, magari non lavori 8 ore, ne lavori 6, ma quelle 6 ore saranno molto, molto più produttive delle altrettante 8 che avresti fatto in azienda, perché sei riposato, perché sei riuscito a riprenderti, perché il tuo corpo è meno affaticato, perché c'è meno stress, e quindi di conseguenza sei molto più produttivo. Io quanto lavoravo in azienda, la mia produttività dopo una settimana calava, andava sotto i piedi,
perché mi sentivo stanco, non avevo tanto tempo per fare sport, per riuscire a rilassarmi, per riuscire a riprendermi. Mentre adesso che lavoro da casa mi alzo, faccio 4 ore di lavoro, ma proprio intense, senza distrazioni, come se ne lavorassi 5-6, perché non vado alla macchinetta del caffè, perché non mi faccio distrarre dai compagni, dai miei colleghi, perché riesco a avere il focus lì. Dopo quelle 4 ore che sono veramente stanco, dico ok, prendo una pausa, vado a correre un'oretta. Torno dalla corsa che sono più fresco di prima, posso iniziare a fare altre 3-4 ore con una produttività incredibile. Lo stesso identico episodio in azienda sarebbe totalmente diverso. Vai in azienda, fai 4 ore dove c'è il collega che ti chiede le cose, vai alla macchinetta del caffè, perdi tempo, sei svogliato. Dopodiché sei stanco, e cosa fai quando sei stanco? Niente, devi rimetterti alla scrivania seduto, lavorare, perché quello è quello che la società crede che sia buono, e in quel modo sei molto molto meno produttivo. Quindi ecco che la produttività è veramente un vantaggio. Io quando sono a casa faccio il doppio delle cose, quando lavoro da remoto riesco ad essere il doppio più produttivo. Ma questo non solo lavorando da casa, anche mentre sono in viaggio. Mi alzo la mattina, sono in una spiaggia in Thailandia, sono lì che lavoro con il mio bel computer su questa spiaggia, immagina il relax, immagina quanto posso lavorare bene, mi concentro tantissimo su quello che faccio, dopo un po' prendo, vado a farmi un bel bagnetto, una bella nuotata, torno e inizio a lavorare. Ecco, questo aiuta tantissimo alla produttività, non solo, questo aiuta tantissimo alla qualità della vita, ad alzare la qualità della vita. E questo è anche un altro dei motivi per cui ho scelto di lavorare online, lavorare da remoto. Guarda, preferisco anche guadagnare un po' meno, anche se devo dirti che adesso guadagno molto di più di quanto lavoravo in azienda. Però detto questo, all'inizio, quando ho iniziato a entrare nel mondo del lavoro online, guadagnavo meno, però non mi interessava, perché la qualità della vita si era alzata tantissimo. Riuscivo a dedicare tempo alla mia famiglia, alla mia ragazza, ai miei amici, al mio sport, alle mie attività. Sono di un rilassato. E nonostante questo riesco a produrre molto di più, molto molto di più. Quindi la qualità della vita è un altro degli aspetti fondamentali che dovrebbero spingerti ad iniziare a lavorare da remoto. Andando avanti, un altro punto interessante è quello della diminuzione dello stress. Te l'ho già detto, te l'ho già accennato. Se non puoi riposarti, ti alzi la mattina che sei più stressato perché sei costretto ad andare al lavoro. Se fuori piove, c'è il tempo che fa schifo e viene giù il diluvio, tu sei costretto a uscire di casa, bagnarti tutto, farti un'ora nei mezzi pubblici, con la ressa, con le persone sudate, con il casino che c'è. Arrivi al lavoro stressato, torni la sera che sei stressato, sei stanco, vuoi rilassarti. Mentre per me non è così. Se fuori piove, mi alzo e vado nel mio ufficetto e lavoro da lì, non devo prendere a bagnarmi. Se una sera faccio tardi che sono stanco, dormo un'ora in più, la recupero, mi alzo la mattina bello rilassato. Se la mattina, allora, mentre faccio colazione, voglio leggere mezz'ora di più il libro che sto studiando, lo posso fare, non c'è nessuno che mi frusta, che mi dice di starmi dietro perché devo correre al lavoro. I livelli di stress diminuiscono molto, e sappiamo che lo stress è un fattore determinante su tutte le malattie che ci sono a lungo termine, e che influisce veramente tanto sulla qualità della nostra vita. Quindi è importante capire che la diminuzione dello stress, il lavorare online vanno di pari passo. In ultimo e non meno importante, il lavorare da remoto ha un enorme vantaggio, che è quello di poterti portare verso la vita da nomade digitale, ovvero una vita dove tu non hai più una base fissa, ma puoi spostarti, lavorare ovunque vuoi, dove vuoi, quando vuoi. Questo lo vediamo bene in un altro video, perché il nomadismo digitale è un argomento molto complesso che va trattato a parte, ma immaginati di poter dire ok, adesso quest'inverno, anziché spendere 300 euro al mese di affitto, oppure 300 euro al mese di riscaldamento, prendo e con gli stessi soldi mi ci affitto una casa alle Canarie, dove il costo della vita è più basso. Quindi non solo spenderai la stessa cifra, ma riuscirai anche a risparmiare, perché il costo della vita è molto più basso, soprattutto se paragonato a una casa a Milano. Ecco, dietro il nomadismo digitale c'è tanto da dire, lo vediamo in un altro video, ma uno tra gli aspetti fondamentali del lavoro online, del lavoro da remoto, è che riuscirai a spostarti nel mondo del nomadismo digitale. Detto questo, non è tutto rose e fiori, perché devi riuscire anche a gestire i lati negativi, che sono due principalmente. Il primo è la gestione del tempo. Prima ti ho detto che sono molto più produttivo, ma per questo ci sono arrivato con il tempo, perché devi avere tanta tanta autodisciplina. Ci sono delle settimane dove mi impongo di alzarmi presto la mattina perché voglio avere del tempo libero al pomeriggio. Quando tutti i miei amici sono in ferie e dormono fino alle 11 di mattina, io comunque mi alzo alle 7, voglio alzarmi alle 7 perché voglio essere produttivo. Quindi ci vuole tanta autodisciplina, e questa, non ti preoccupare, se sei una persona che dice io non ci riesco, non ci riuscirò mai, ti dico non è vero.
con la pratica, con il tempo, si riesce ad avere tanta autodisciplina, però la gestione del tempo è uno tra gli aspetti fondamentali del lavoro online, lavoro da remoto. Devi riuscire ad autodisciplinarti, perché altrimenti va a finire che fai tutto all'ultimo e la qualità del lavoro generalmente diminuisce, quindi devi riuscire ad autodisciplinarti. Detto questo, un altro degli aspetti che sento molto in giro, che molte volte toccano anche me, uno degli aspetti negativi che sento molto in giro e che molte volte toccano anche me, è il fatto di lavorare da solo. Per me adesso non è così, perché io e Ilaria lavoriamo tutti e due da casa, lavoriamo tutti e due da remoto, quindi siamo sempre insieme, riusciamo a tenerci compagnia a vicenda, ma molte volte puoi tranquillamente andare a lavorare da un bar, andare a lavorare da un coworking. I coworking costano abbastanza poco, relativamente poco, direi tra i 20 e i 50 euro al giorno per avere una tua scrivania, ma quello è un buon modo per essere lì, relazionarsi con altre persone e fare anche networking, quindi trovare altri lavori, altri clienti, altre collaborazioni. Quindi ecco che se dici: non voglio lavorare da solo, devi stare sempre tutto il giorno da solo a casa, non mi piace, ecco che puoi prendere, andare a lavorare in un coworking o semplicemente la Starbucks, in un caffè, in modo che tu sei a contatto con altre persone e non ti senti da solo. Questa è una maniera semplicissima per riuscire a ovviare a questo problema. Però i vantaggi che ci sono dietro al mondo del lavoro da remoto sono indubbiamente superiori a quelli che sono gli svantaggi, perché veramente hai una libertà di fondo, puoi goderti molto molto di più la vita. Immagina magari che tu sei una donna a casa, che hai figli o famiglia, vuoi stare più tempo con i tuoi figli, vuoi passare più tempo con la tua famiglia, non devi più abbandonare tutto, andare in ufficio e prendere la babysitter, puoi stare a casa, dedicare il tuo tempo alla tua famiglia e ai tuoi figli. La qualità della vita si alza tantissimo, perché puoi dedicare tempo alle tue passioni, al tuo futuro, ai tuoi progetti. Questa è la cosa più importante. Dai un'occhiata agli altri video dove parliamo di come iniziare a lavorare online, come trovare clienti per riuscire a lavorare online, perché sono molto interessanti se ti interessa questo argomento. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo super video di Viaggio sull'Andata. Ciao ciao!